Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Allora, in questo video avevo pensato di fare qualche video e questo è quello che avevo pensato di fare, ovvero il video in cui vi mostro i miei ultimi acquisti. E ragazze, credetemi, ogni volta lo voglio sempre fare, poi dico vabbè, poi lo faccio, magari compro qualcos'altro, alla fine non ve lo faccio mai. E questo invece ho detto adesso basta, lo faccio, perché uno se lo deve imporre altrimenti poi mi dimentico. E niente, capi, mi passa di testa, quindi non lo faccio più. Comunque adesso sono qui e lo faccio. Praticamente niente, sono i miei acquisti del periodo che ho fatto nell'ultimo periodo, e li ho fatti anche tra l'altro con i saldi, quindi li ho acquistati la settimana scorsa. Oggi è 15 gennaio. Allora, parto subito, ve li vado a far vedere. Non sono tantissimi, però sono belli, mi sono piaciuti tantissimo, perché erano cose poi che volevo da tanto tempo. Una in particolare, che è la prima che vi mostro, il primo articolo. Allora, sono queste scarpe stupende, ragazze, io le adoro, le volevo tantissimo. Allora, le vedete? Sì e no, perché sono di velluto e quindi riflettono la luce, cioè parlano da sole secondo me. Le ho prese da Bershka, costavano 45 euro, le ho pagate con il 43% di sconto 25,99, quindi 26 euro, e secondo me ci valgono assolutamente tutti. Sono di una bellissima qualità, sono molto dure, sono fatte bene, cucite bene, sono veramente stupende. Io le volevo tantissimo, un tipo di scarpe del genere, perché adesso stanno andando tanto in questa stagione, stanno andando tantissimo con quei calzini, non so, brillantinati, quindi mi sto poi tra l'altro un po' convertendo alle calze, cioè mi piacciono, poi dipende come, quando e perché, però mi piacciono i calzini e le calze con le scarpe aperte, cosa che prima non mi piaceva tantissimo, però ve l'ho detto, non sempre, non con tutto mi piacciono. Tornando a queste scarpe, beh, poi il colore mi fa impazzire, le cercavo un sacco scarpe così, le volevo in velluto aperte da mettere con calze, calzini, perché secondo me sono troppo chic, troppo belle, però non le avevo trovate. Quelle che ha comprato mia sorella, se ve le ricordate un po' di tempo fa, sono diciamo più o meno simili, però sono chiuse davanti, hanno diciamo questa mezza punta rotonda chiusa, e non le comprai perché mi piacevano tantissimo, però erano troppo alte, poi comunque erano nere, io le volevo colorate, comunque un colore che va bene quasi con tutto, comunque è molto portabile, però le volevo proprio, veramente erano le scarpe dei miei sogni, tipo proprio queste, tipo pure bordeaux, questi colori così. Niente, le ho trovate, sono stata contentissima. Ero un po' scettica per il tacco, vi dico la verità, perché io poi sono alta, quindi non porto facilmente i tacchi alti, più che altro perché mi sento un po' a disagio, perché sono troppo alta poi rispetto agli altri e mi sento a disagio. Poi c'è il mio ragazzo che è alto quanto me, quindi con i tacchi è decisamente più basso di me, e giustamente gli dà fastidio, veramente anche a me dà fastidio, però in generale non è che mi posso limitare, perché i tacchi certe volte ci vogliono, sono proprio belli e non ne puoi fare a meno. E quindi stavo dicendo, il tacco è veramente troppo alto, ma si sentono proprio che sono altissime, cioè anche quando le indossate, però ad ogni modo sono comode perché hanno questo plateau che comunque bilancia un po' il tacco. Poi il tacco è gigante, anche questo fa tanto, perché essendo così grande, doppio, non le fa essere scomode. Altrimenti ragazzi, se tipo avessero avuto un tacco sottile, sarebbero state veramente, cioè come stare sulle punte da ballerina, veramente scomodissime. Comunque le ho adorate, mi piacciono da impazzire, non vedo l'ora di indossarle. Magari le indosserò per il mio compleanno, che sarà tra poco, anche se non lo so, perché facendolo a casa sarò ridicola secondo me con i tacchi. Vabbè, poi vi farò sapere. E quindi queste sono, è stato il mio primo acquisto proprio della giornata, quando sono andata a fare shopping, e le amo, mi piacciono tantissimo. Poi il secondo prodotto che vi mostro, sembra che sto a fare la televendita. Allora, la seconda cosa che vi mostro l'ho presa da Accessorize. Io ci vado sempre da Accessorize, soprattutto quando mettono i saldi, perché vale davvero la pena, perché i prezzi poi sono decisamente bassi rispetto al solito, e ne vale la pena perché sono prodotti veramente belli che di solito costano abbastanza. Allora, ho preso questa pochette, mi avrò accecato, ma do ragazze, io le adoro queste pochette così, è stupenda, luminosissima, preziosa, e mi piacciono tanto da indossare quando magari no, ovviamente non ho troppo di qualcosa di eccentrico, quando magari sono un po' più sobria nel vestito, e quindi posso usare quegli accessori che fanno veramente la differenza. Ne ho diverse di queste, una ce l'ha mia sorella, io ce n'ho un'altra ancora, sì,
e le adoro queste borse di accessorize, veramente ne vale la pena. Poi dicevo con i saldi, perché questa stava 31,90 euro, beh, 30 euro, adesso l'ho pagata la metà, ovvero 15 euro, e quindi 15 euro ci vale tutta, 30 euro, anche se vi devo dire la verità, le hanno un po' abbassati i prezzi, perché prima queste pochette così tutte lavorate stavano anche 40-50 euro, e poi con i saldi, vabbè, arrivavano un 20 euro più o meno, quindi sono stata felicissima, mi piace da morire. Questo è il secondo acquisto. E poi ragazzi, non ho acquistato tantissimo, vi dico la verità, poi ancora c'è tempo, però per il momento, cioè quel giorno non ho acquistato da mia sorella, invece più ha comprato tante cose, magari poi lo farà anche lei questo tipo di video. E poi ho acquistato da Zara invece un pantalone, questo qui stava a 39,95 euro, l'ho pagato 18 ed è stupendo. Allora, forse non rispecchierà i gusti di alcune di voi, oppure tante, comunque a me piace da impazzire, poi amando la moda, lo adoro, perché poi lo indosserei in maniera particolare. Allora, si tratta di un pantalone sfacciatamente anni 60-70, bellissimo, con queste tasche a toppa, questa fantasia a quadri, questi colori bellissimi, la cintura sul davanti, quindi a palazzo, è largo, fa una bellissima silhouette, mi piace moltissimo la silhouette che fanno i pantaloni a palazzo, soprattutto quando una ragazza è alta, vi giuro, lo adoro. E poi è anche elasticizzato, di un bel tessuto doppio ma abbastanza elastico, quindi veramente comodissimo, io non vedo l'ora di indossarlo. Ancora è tutto con i cartellini perché ho acquistato da poco, quindi ancora non ho indossato niente, non ho utilizzato nulla, la cerniera, ho sbagliato a dire, vabbè. E niente, lo adoro, non vedo l'ora di indossarlo, è stupendo. Vi dico che poi tra l'altro me l'aveva visto mia mamma, e mia mamma mi aveva detto che era stupendo. Io ho detto, secondo me mi starà male, non so perché, ho pensato, secondo me mi sta male. Poi l'ha provato mia sorella, mi piaceva tanto, ho detto, speriamo che vada bene anche a me, e l'ho provato io, mi è piaciuto tantissimo e l'ho preso, stupendo. Poi vi faccio vedere poi un altro acquisto, vabbè, ho preso un eyeliner di L'Oreal, un altro simile a quello che ho già io, che è molto valido, è veramente, ce l'ho da tanto tempo, è nero, è facile da utilizzare, quelli lì a penna, e poi ho preso un eyeliner invece, questo ve l'ho mostrato nell'ultimo tutorial, vabbè, non so se sia l'ultimo perché non so poi cosa abbiamo caricato prima di sto video, però il tutorial, quello lì anni 40, diciamo, l'ho utilizzato, mi sono trovata benissimo, è della nuova collezione. Quindi se andate lo trovate ancora, perché credo sia una collezione limited edition, quindi non so se poi lo troverete. Per chi cerca un eyeliner in gel molto valido, scrivente, un bel nero, dura, bello, veramente bellissimo, mi è piaciuto tanto, quindi ve lo consiglio, ve lo danno anche in dotazione con il pennellino angolato, io lo sto adorando, veramente sono stata felice di averlo trovato, bellissimo. Allora, poi sempre di make up, questo ovviamente non c'entra con i saldi perché il trucco non è che stia sempre in saldo, poi dipende dove acquistate. Comunque sono prodotti di Deborah, praticamente c'era una promozione quando io volevo acquistare, volevo acquistare le nuove tinte matte velvet lipstick, fluid velvet matte lipstick di Deborah, appunto, ed ero indecisa tra la colorazione 01 e 02, volevo un tono nude ma comunque che si vedesse, molto romantico e femminile, quindi sul rosa. E alla fine ho acquistato la 01. Poi cosa è successo? Che in negozio c'era una promozione, se avessi acquistato 3 prodotti di Deborah, il terzo mi sarebbe stato regalato praticamente. Io cercavo, tra l'altro, da un sacco di tempo, il numero 23 matte della, di questa linea di rossetti, appunto matte, che si chiama, mi sembra, Atomic Red Matte, si chiamano questi, sono stati Atomic, vabbè, e io già ne avevo uno, ce l'ho da un sacco, il numero 05, che è un rosso scuretto, così molto bello, che già ve l'ho fatto anche vedere, e sempre di questa linea sono uscite queste nuove colorazioni, devo dire molto belle e validi questi rossetti. Io ho preso il numero 23, lo vidi in un video, mi era piaciuto tantissimo e non vedevo l'ora che arrivasse nelle profumerie, ma non arrivava mai, perché ovviamente alle youtuber mandano le cose abbastanza prima, e quindi l'ho cercato per un sacco, manco a farla apposta c'è la promozione, io ne volevo 2 di cose, ma ovviamente la promozione era per 3 cose, quindi sono stata, ragazzi vi giuro, mezz'ora in negozio perché non sapevo cosa comprare, cioè assurdo, perché veramente quando dovete pigliare qualcosa non vi serve niente, quando invece non dovete prendere niente vi dovete comprare il mondo, vabbè, poi vi comprate il mondo, vabbè. Alla fine ho preso questo numero 23 che io adoro, non ve l'ho fatto vedere,
questo bellissimo colore, lo utilizzerò sicuramente, ve lo farò vedere perché lo adoro, veramente bello. E poi ne ho preso un altro mia mamma, sempre di questa linea qui, sempre questi Atomic, è il numero 25, anche quello molto bello, molto intenso, una colorazione particolare, che se non mi dico una stupidaggine, poi l'avrei dovuti vedere vicini, ma nella mia testa assomiglia ad Arabesque di Nabla, non lo so. Quindi quella tipo, anche se non è uguale, comunque quel colore lì andante, diciamo. E niente, questi erano anche gli acquisti trucco. E poi basta ragazze, mi ero fatta prendere dalla gioia di farvi vedere le cose, ma non c'è più niente, a meno che non mi venga in mente qualcos'altro che non ho comprato il giorno in cui sono andata al centro commerciale. Comunque questo bene o male è quello che ho comprato quel giorno, poi magari vi farò un altro video. Ah, poi ho intenzione di andare a prendere quella gonna di jeans molto carina, sempre anni 60-70, mi sta piacendo un sacco gli anni 60-70 per quanto riguarda i vestiti, perché stanno tornando tanto di moda. Comunque questa gonna in jeans che sembra ricavata da un pantalone perché c'ha quella cucitura davanti, comunque la vende Bershka, se la compro poi ve la farò vedere. E questi niente ragazzi, erano i miei acquisti del periodo, ma in realtà gli ultimi acquisti che ho fatto con i saldi, tra l'altro. Io spero di acquistare ovviamente altre cose, per il momento questo è quello che mi è piaciuto e che ho deciso di acquistare, e secondo me anche che ne valeva la pena, perché quando ci sono i saldi ci sono cose che davvero ne valgono la pena, perché magari prima costavano troppo oppure non ci valevano tanto, perché magari, che ne so, sono cose che costano, hanno un prezzo esagerato rispetto a quello che valgono. Quindi fatemi sapere se anche voi siete andati già a fare un giro con i saldi, fatemi sapere se queste cose vi sono piaciute. Mi sono piaciute tantissimo. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!